Il furto da 1 milione di dollari in obbligazioni di Agatha Christie. Quanti furti di obbligazioni sono stati compiuti in questi ultimi tempi? Commentai un mattino mettendo da parte il giornale. Poirot, abbandoniamo la scienza dell'investigazione e dedichiamoci invece al crimine. Volete, come si dice, arricchirvi rapidamente, mon ami? Beh, guardate quest'ultimo colpo da 1 milione di dollari in obbligazioni. Le Liberty Bonds che la Banca di Londra e di Scozia stava mandando a New York e che sono scomparse in modo così straordinario a bordo dell'Olimpia. Se non fosse per il mal de mer e per la difficoltà di praticare l'eccellente metodo di Lavengier per un periodo più lungo delle poche ore che ci vogliono per attraversare il canale, sarei felice di fare un viaggio su quei grandi transatlantici, mormorò Poirot in tono sognante. Sì, effettivamente è così, gli risposi io entusiasta. Alcuni sono senz'altro come palazzi, piscine, salottini, ristoranti, campi da tennis. Davvero deve essere difficile credere che si è sul mare. Io lo so sempre quando sono sul mare, disse Poirot con voce triste. E tutti quei lussi che avete enumerato non mi dicono nulla. Ma, amico mio, pensate un momento ai geni che viaggiano in incognito. A bordo di quei palazzi galleggianti, come voi giustamente li avete definiti, si può incontrare l'élite, la haute noblesse del mondo criminale. Risi. Dunque è per questo che vi entusiasmate. Vi sarebbe piaciuto incrociare la spada con la persona che ha rubato le obbligazioni. La padrona di casa ci interruppe. C'è una signorina che vuole vedervi, Monsieur Poirot. Ecco il suo biglietto da visita. Sul biglietto si leggeva: Esmé Farquhar. Poirot, dopo essersi tuffato sotto il tavolo per raccogliere una briciola di pane e averla messa con cura nel cestino per la carta straccia, fece cenno alla padrona di casa affinché facesse entrare la visitatrice. Un attimo dopo entrò nella stanza una delle fanciulle più affascinanti che io avessi mai visto. Doveva avere circa 25 anni, grandi occhi castani e un corpo perfetto. Era ben vestita e i suoi modi erano formalmente perfetti. Sedete, prego, mademoiselle. Questo è il mio amico, il capitano Hastings, che mi dà una mano nei piccoli problemi di cui mi occupo. Temo di avervi portato un grosso problema oggi, Monsieur Poirot, disse la giovane facendomi un gentile cenno di saluto mentre sedeva. Penso che ne avete già sentito parlare dai giornali. Mi riferisco al furto delle obbligazioni avvenuto sull'Olimpia. Il volto di Poirot dovette esprimere stupore perché lei si affrettò a continuare. Indubbiamente vi starete chiedendo che cosa c'entro io
con un'istituzione così importante come la Banca di Londra e di Scozia. In un certo senso non c'entro per nulla, ma da un altro lato è invece il contrario. Vedete, Monsieur Poirot, sono fidanzata con Philip Ridgeway. Ah, e il signor Philip Ridgeway è incaricato di trasportare le obbligazioni quando sono state rubate. Naturalmente non gli si può fare nessuna colpa. In effetti non è stata assolutamente colpa sua. Tuttavia, ora è sconvolto e suo zio, lo so, insiste nell'affermare che lui, sbadatamente, deve aver detto in giro di averle in suo possesso. Questo furto, insomma, sarà notevolmente lesivo per la sua carriera. Chi è suo zio? Il signor Vavassur, direttore generale associato della Banca di Londra e di Scozia. Perché non mi raccontate tutta la storia, signorina Farquhar? Benissimo. Come sapete, la banca desiderava estendere i propri crediti in America. E allo scopo ha deciso di mandare 1 milione di dollari in obbligazioni, le Liberty Bonds, appunto. Per trasportarle, il signor Vavasur ha scelto suo nipote, che da molti anni occupava un posto di fiducia alla banca e che era al corrente di tutti i particolari delle trattative svolte dalla banca a New York. L'Olimpia è salpata da Liverpool il 23 e le obbligazioni sono state consegnate a Philip il mattino di quello stesso giorno dal signor Vavasur e dal signor Shaw. I due direttori generali associati della Banca di Londra e di Scozia. Le obbligazioni sono state contate e chiuse in un contenitore sigillato in sua presenza. Dopodiché, lui ha messo il contenitore nel baule che ha chiuso a chiave. Un baule con una chiusura normale? No. Il signor Shaw ha insistito affinché venisse applicata dalla ditta Hub una serratura speciale. Philip, come ho detto, ha messo il contenitore in fondo al baule. Gli è stato rubato poche ore prima dell'arrivo a New York. È stata fatta una rigorosa ispezione su tutta la nave, ma senza alcun risultato. Le obbligazioni si sono letteralmente volatilizzate. Poirot fece una smorfia. Non proprio, dato che ho saputo che sono state vendute in piccoli lotti mezz'ora dopo l'attracco dell'Olimpia. Beh, non c'è dubbio. Devo incontrarmi con il signor Ridgeway. Stavo per proporvi di pranzare con me al Cheshire Cheese. Ci sarà Philip. Dobbiamo vederci lì, ma lui non sa ancora che sono venuta a consultarvi. Accettammo subito l'invito e raggiungemmo il locale con un taxi. Philip Ridgeway era già arrivato e parve piuttosto sorpreso nel vedere la fidanzata giungere con due estranei. Era un giovane dall'aspetto piacevole, alto ed elegante, con un tocco di grigio alle tempie
anche se non poteva avere molto più di 30 anni. La signorina Farquhar gli si avvicinò e gli posò una mano su un braccio. Devi perdonarmi se ho agito senza consultarti, Philip, gli disse. Lascia che ti presenti Monsieur Poirot, del quale avrai sentito parlare, e il suo amico, il capitano Hastings. Reed Jegway parve molto stupito. Certo che ho sentito parlare di voi, Monsieur Poirot, disse mentre ci stringeva la mano, ma non avevo idea che Esme pensasse di consultarvi per il mio nostro guaio. Temevo che tu non mi avresti permesso di farlo, Philip. Disse la signorina Farquhar con voce mite. E quindi hai preferito mettermi davanti al fatto compiuto, ribatté lui con un sorriso. Io spero che Monsieur Poirot possa far luce su questo straordinario enigma, perché confesso sinceramente di essere quasi fuori di me per la preoccupazione e l'angoscia. Effettivamente il suo volto era teso e pallido e rivelava con evidenza, persino eccessiva, la tensione alla quale il giovane era sottoposto. Bene, bene, disse Poirot, pranziamo e durante il pranzo uniremo le nostre teste e vedremo che cosa si può fare. Vorrei che il signor Ridgeway mi raccontasse lui stesso la sua disavventura. Mentre facevamo i nostri commenti sull'eccellente bistecca e sul pasticcio di rognone preparato secondo i canoni più rigorosi, Philip Ridgeway ci raccontò le circostanze che avevano condotto alla scomparsa delle obbligazioni. La sua versione collimava in ogni particolare con quella della signorina Farquhar. Quando ebbe finito, Poirot pose una domanda. Esattamente, che cosa vi ha portato a scoprire che le obbligazioni erano state rubate, signor Ridgeway? Il giovane fece una risata piuttosto amara. Era evidente che qualcosa era successo e non potevo non accorgermene. Monsieur Poirot, il baule era stato estratto per metà da sotto il letto e nel punto in cui avevano tentato di forzare la serratura era tutto tagliuzzato e graffiato. Eppure, a quanto ne so io, il baule è stato aperto con una chiave. Esatto, hanno cercato di forzarlo, ma non ci sono riusciti. E alla fine devono avercela fatta ad aprirlo in qualche altro modo. Strano, disse Poirot, e nei suoi occhi cominciò a lampeggiare quella luce verde che tanto bene conoscevo. Molto strano. Sprecano un mucchio di tempo nel tentativo di forzarlo. Poi, sapristi, scoprono di aver avuto sempre la chiave con loro. Si dice che tutte le serrature della hub sono uniche. È per questo che non potevano avere la chiave. Non l'ho mai lasciata, né di giorno né di notte. Ne siete sicuro? Posso giurarlo. E inoltre, se avessero avuto la chiave o un duplicato della medesima, perché avrebbero perso tempo nel tentativo di forzare una serratura chiaramente impossibile da forzare? Ah,
Ecco proprio la domanda che ci poniamo e mi azzardo a profetizzare che la soluzione, se mai la troveremo, si impernierà proprio su questo fatto curioso. Vi prego di non aggredirmi se vi faccio ancora una domanda. Siete perfettamente sicuro di aver chiuso a chiave il baule? Philip Ridgeway si limitò a fissarlo stupito e Poirot fece un gesto di scuse. Ah, sono cose che capitano, ve lo assicuro. Bene, dunque, le obbligazioni sono state rubate dal baule. Che cosa ne ha fatto il ladro? Come è riuscita a sbarcare con quella roba? Ah, esclamò Ridgeway. Questo è il punto. Come? Le autorità doganali sono state informate e ogni persona che ha lasciato la nave è stata perquisita dalla testa ai piedi. E immagino che le obbligazioni fossero piuttosto ingombranti, vero? Certamente. È difficile che siano state nascoste a bordo e comunque sappiamo che non è stato così, perché sono state offerte in vendita mezz'ora dopo l'arrivo dell'Olimpia, molto prima che io avessi diramato i cablogrammi con i numeri di serie. Un agente di cambio giura di averne acquistate alcune ancor prima che l'Olimpia attraccasse e le obbligazioni non si possono spedire via radio. Non via radio, ma vi si è affiancato qualche rimorchiatore? Solo quelli ufficiali. E questo solo dopo che era stato dato l'allarme e tutti stavano allerta. Io stesso ho sorvegliato per vedere se venivano passate a qualcuno appunto in questo modo. Mio Dio, Monsieur Poirot, questa faccenda mi farà impazzire. La gente comincia a dire che le ho rubate io. Ma quando siete sbarcato, hanno perquisito anche voi, vero? Chiese delicatamente Poirot. Sì. Il giovane lo guardò con espressione perplessa. Vedo che non avete capito quello che intendevo dire, insistette Poirot con un sorriso enigmatico. Ora vorrei svolgere qualche indagine alla banca. Ridgeway prese di tasca un biglietto da visita e vi scrisse sopra qualche parola. Consegnate questo biglietto e mio zio vi riceverà subito. Poirot lo ringraziò, si accomiatò dalla signorina Farquhar e insieme ci dirigemmo verso Threadneedle Street, dove era situata la sede centrale della Banca di Londra e di Scozia. Dopo aver mostrato il biglietto da visita di Ridgway, fummo fatti passare per un labirinto di scrivanie e di banchi, fra impiegati che riscuotevano e che pagavano, e fummo condotti in un piccolo ufficio al primo piano, dove ci accolsero i direttori generali associati, due signori dall'aria austera che avevano trascorso una lunga vita di lavoro al servizio della banca. Il signor Vavassurro aveva una barbetta bianca. Il signor Shaw era sbarbato. A quanto ho capito, voi siete un investigatore esclusivamente privato, vero? Chiese il signor Vavasur.
Bene, bene. Naturalmente noi ci siamo messi nelle mani di Scotland Yard. L'ispettore McNeil si occupa del caso. Ritengo che sia un funzionario molto capace. Ne sono sicuro, disse educatamente Poirot. Mi permettete qualche domanda nell'interesse di vostro nipote? Riguardo a quella serratura, chi l'ha ordinata alla Abba? Io stesso, rispose il signor Shaw. Non mi affiderei a nessun impiegato per un incarico del genere. Quanto alle chiavi, una l'ha il signor Ridgeway e le altre due le avevamo il mio esimio collega e io. E nessun impiegato ha avuto accesso alle medesime? Il signor Shaw si voltò con espressione interrogativa verso il signor Vavasour. Credo di non sbagliare affermando che sono rimaste nella cassaforte dove le abbiamo messe il giorno 23, disse quest'ultimo. Purtroppo il mio collega si è ammalato 15 giorni fa, proprio il giorno in cui Philip è partito. È appena guarito. Una bronchite seria non è uno scherzo per un uomo della mia età, disse con vigore il signor Shaw. Temo però che il signor Vavasour abbia risentito del troppo lavoro provocato dalla mia assenza, soprattutto quando, oltre a tutto il resto, gli è capitata questa preoccupazione inattesa. Poirot pose anche altre domande. Pensai che si stesse sforzando di valutare quale fosse il vero grado di intimità tra zio e nipote. Le risposte del signor Vavasour erano brevi e molto formali. Suo nipote era un funzionario fidato della banca e che lui sapesse non aveva debiti o difficoltà finanziarie. Missioni analoghe gli erano già state affidate in passato. Alla fine fummo congedati con molta educazione. Sono deluso, disse Poirot quando uscimmo in strada. Speravate di scoprire qualcosa di più? Sono due vecchi così pedanti. Non è la loro pedanteria che mi delude, mon ami. Non mi aspetto di trovare in un direttore di banca un astuto finanziere con lo sguardo d'aquila, come dicono i vostri romanzi preferiti. No, sono deluso perché il caso è troppo facile. Facile? Sì, non lo trovate di una facilità infantile? Voi sapete chi ha rubato le obbligazioni? Lo so. Ma allora dobbiamo, ma come? Non vi confondete e non vi agitate, Hastings, tanto per ora non faremo niente. Ma perché? Che cosa state aspettando? L'Olimpia dovrebbe tornare da New York martedì. Ma se sapete che ha rubato le obbligazioni, perché aspettare? Potrebbe sfuggirci. In un'isola dei mari del sud dove non c'è estradizione? No, mon ami. Là troverebbe la vita assai poco congeniale. Quanto al motivo per cui aspetto, ebbene, il caso è perfettamente chiaro all'intelligenza di Hercule Poirot. Ma a beneficio degli altri,
che non sono stati molto dotati dal buon Dio. Ad esempio, l'ispettore McNeil, sarebbe forse meglio fare alcune indagini per stabilire i fatti. Bisogna avere un po' di considerazione per le persone meno dotate. Santo cielo, Poirot, sapete una cosa? Sarei pronto a sborsare una bella cifra per vedervi fare una cattiva figura una volta tanto. Siete così maledettamente presuntuoso. Non vi arrabbiate, Hastings. In verità ho osservato che ci sono delle volte in cui quasi mi detestate. Ahimè, pago lo scotto della genialità. L'ometto gonfiò il torace e sospirò tanto comicamente che fui costretto a ridere. Martedì ci affrettammo a raggiungere Liverpool con un treno in uno scompartimento di prima classe. Poirot si era caparbiamente rifiutato di illuminarmi circa quelli che erano i suoi sospetti o le sue certezze. Si limitò a mostrarsi sorpreso che anch'io non fossi au fait della situazione. Non mi degnai di mettermi a discutere e nascosi la mia curiosità dietro un baluardo di finta indifferenza. Arrivati sul molo al quale era accostato il grande transatlantico, Poirot divenne attivo e attento. Cominciammo con l'intervistare quattro camerieri di bordo, uno dopo l'altro, e a chiedere notizie su un amico di Poirot che aveva fatto la traversata fino a New York il giorno 23. Un signor anziano con gli occhiali, un grande invalido che raramente lasciava la cabina. Quella descrizione sembrava attagliarsi ad un certo signor Ventinor, che aveva occupato la cabina 24, vicina a quella di Philip Ridgeway. Benché non riuscissi a capire come avesse fatto Poirot a dedurre che esisteva un signor Ventinor e anche a descriverlo fisicamente, ero molto eccitato. Ditemi, chiesi, quel signore è stato uno dei primi a sbarcare quando siete arrivati a New York? Il cameriere scosse la testa. No, davvero, signore, è stato uno degli ultimi a scendere dalla nave. Mi ritrassi mortificato e notai che Poirot mi sorrideva. Ringraziò il cameriere, gli passò una banconota. Quindi ci accomiatammo. E va bene, osservai in tono accalorato. Potete ridere finché volete, ma questa risposta deve aver mandato in fumo la vostra preziosa teoria. Come al solito, Hastings, non capite niente. Al contrario, quest'ultima risposta è il tocco finale della mia teoria. Alzai le mani al cielo con un gesto di esasperazione. Rinuncio. Mentre eravamo sul treno che ci riportava a Londra, per qualche minuto Poirot si diede da fare a scrivere. Dopodiché mise il foglio in una busta e la chiuse. Questo è per il caro ispettore McNeil. La lasceremo a Scotland Yard e poi andremo al ristorante Rendezvous. Ho chiesto alla signorina Esme Farquhar di farci l'onore di cenare con noi. E Ridgeway? Che c'entra Ridgeway?
chiese Poirot strizzando l'occhio. Non penserete che non potete. State diventando piuttosto incoerente, Hastings. In effetti ho pensato. Se il ladro fosse stato Riddigeway, il che era decisamente possibile, il caso sarebbe stato affascinante. Un capolavoro di lavoro metodico. Ma non così affascinante per la signorina Farquhar. Forse avete ragione. E quindi meglio così. Ora, Hastings, riesaminiamo questo caso. Vedo che morite dalla voglia di farlo. Il contenitore chiuso viene asportato dal baule e sparisce, come ha detto la signorina Farquhar, come fumo nell'aria. Accantoniamo la teoria del fumo nell'aria. Cosa non fattibile allo studio attuale della scienza. Ed esaminiamo dove potrebbe essere finito. Ognuno sostiene che non è stato assolutamente possibile portarlo a terra. Sì, ma noi sappiamo. Voi forse sapete, Hastings, io no. Io accetto la possibilità che, poiché sembrava incredibile, sia veramente incredibile. Restano due possibilità. Che sia stato nascosto a bordo, cosa altrettanto difficile, oppure buttato in mare. Con un sughero attaccato, intendete dire? Senza sughero. Lo guardai attonito. Ma se le obbligazioni fossero state buttate in mare, non avrebbero potuto essere vendute a New York. Ammiro la vostra mente logica, Hastings. Le obbligazioni sono state vendute a New York e pertanto non sono state gettate in mare. Capite dove ci porta questo? Dove eravamo quando abbiamo cominciato? Jamais de la vie. Se il contenitore è stato gettato in mare e le obbligazioni sono state vendute a New York, nel contenitore non ci potevano essere le obbligazioni. C'è qualche prova che nel contenitore ci fossero le obbligazioni? Ricordatevi. Il signor Riddigeway non l'ha mai aperto dal momento in cui gli è stato dato a Londra. Sì, ma allora? Poirot fece un gesto spazientito con la mano. Consentitemi di continuare. L'ultimo momento in cui le obbligazioni sono state viste è stato nell'ufficio della banca il mattino del 23. Ricompaiono a New York mezz'ora dopo che l'Olimpia attracca. E, a detta di una sola persona a cui nessuno dà retta, in effetti anche prima che la nave arrivi. E se non fossero mai state a bordo dell'Olimpia? C'è qualche altro modo in cui potrebbero essere arrivate a New York? Sì, il Gigantic salpa da Southampton lo stesso giorno in cui salpa l'Olimpia ed è la nave più veloce che fa servizio sull'Atlantico. Se fossero state mandate a bordo del Gigantic, le obbligazioni sarebbero arrivate a New York il giorno prima dell'arrivo dell'Olimpia. È tutto chiaro, il caso si spiega da sé. Il contenitore chiuso è solo un inganno e la sostituzione con quello vero deve aver avuto luogo nell'ufficio della banca.
Non deve essere stato difficile per uno dei tre uomini presenti preparare prima un contenitore uguale a quello originale e sostituirlo. Tre bien. Le obbligazioni vengono spedite ad un complice che si trova a New York con l'ordine di vendere non appena arriverà l'Olimpia. Ma qualcuno deve viaggiare sull'Olimpia per inscenare il presunto furto. Ma perché? Perché se Riddy Jagway per caso aprisse il contenitore e scoprisse il trucco, Londra lo saprebbe subito. No, l'uomo a bordo nella cabina vicina fa il proprio lavoro. Finge di forzare la serratura in modo tale da attirare subito l'attenzione sul furto. In realtà apre il baule con un duplicato della chiave. Getta il contenitore in mare e aspetta che tutti lascino la nave. Naturalmente porta occhiali per nascondere gli occhi. E recita la parte dell'invalido perché non vuole correre il rischio di incontrare Riddy Jagway. Sbarca a New York e torna con la prima nave in partenza. Ma chi è? L'uomo che ha un duplicato della chiave, l'uomo che ha ordinato la serratura. L'uomo che non è stato gravemente ammalato di bronchite nella sua casa di campagna. Anfin, il vecchio pedante, il signor Shaw. A volte, amico mio, i criminali si trovano anche nelle alte sfere. Ah, eccoci. Mademoiselle. Ho avuto successo stamattina, permettete? È raggiante, puarrobba ciò, la sbalordita fanciulla su entrambe le guance.